Sito per sapere tutto sulla Ternana. Editoriali, notizie, approfondimenti, conferenze stampa e trasmissioni in diretta sui social e sulla Smart TV con la partecipazione di ospiti qualificati. Ternana Time e Ternana News, due realtà editoriali che operano in sinergia per soddisfare la tua voglia di ferro. Buonasera, eccoci qua, amici di Ternana Time, di Tenana News, siamo con voi anche questa sera. Vi ringrazio perché ieri sera, eh, voglio dire, una trasmissione è andata benissimo. Molti, nonostante voglio dire fosse stata annunciata eh, negli ultimi minuti, quasi all'improvviso, insomma, è stata quasi una sorpresa, eh, una improvvisata, così. Eh, però i numeri sono stati davvero davvero buoni e questa sera è stata annunciata eh, abbiamo degli ospiti che già avete visto inquadrati e poi abbiamo una, una registrazione con Luca Marchetti dagli studi di Sky perché poi eh, Luca è impegnato in, in quella di Milano e quindi abbiamo eh, effettuato una registrazione eh, poco prima di venire comunque in, in trasmissione. Vi ringrazio perché vedo che già siete in moltissimi e questo significa che l'argomento Terrana tira sempre. Eh, che Terrana News e Terrana Time probabilmente è eh, una, eh, sono una fonte di informazione che eh, credo insomma eh, faccia al eh, caso dei tifosi Terrana. Eccoli qua i nostri complici questa sera. Oltre a Luca Marchetti, appunto, che ascolteremo in registrata eh, c'è cioè, eh, Sandro Savoldelli che ringrazio. Ciao Sandro. buonasera a tutti. Eh, aspetta che forse non, no, non prova a parlare Sandro eccomi eh, mi senti okay, adesso sì sì. e poi c'è eh, sotto c'è Mattia Basilico di Fere del Nord eccoli qua Vabbè, buonasera Ivano è... buonasera Sandro buonasera naturalmente a tutti, buonasera a tutti i nostri amici che ci seguono se volete potete anche esprimere il vostro il vostro parere il vostro commento sempre che eh, con eh, Tony, questa è un po' una raccomandazione nostra che è un po' anche un po' se vogliamo lo stile eh, del nostro uh, schermo, uh, sia di Terrana Time che di Terrana News. Quindi, mh, se volete, potete mandare i vostri messaggi e. Mh, io chiedo subito uh, a, a Sandro e a Mattia diciamo che eh, è un calciomercato che non eh, fra pochissimo manderemo anche Luca Marchetti eh. è un calciomercato che mh, è vero che si è aperto da pochi giorni però per quanto concerne operazioni in Serie B mh, veramente molto modeste eh, ci sono state due su Tirol ovvero Curtic uno svincolato e Molina un altro svincolato il lecco che ha preso oggi un giovane 2003 dall della prim dalla primaria del Lecce, si tratta di Salamoa e poi il lecco però che praticamente dovrebbe aver, tra virgolette, rubato, avrebbe, dovrebbe aver soffiato, è meglio così, eh, l'attaccante di scuola Inter. Alla, alla Ternana, proprio quel Eddie Salcedo che giocava in Liga 2, eh, sembrava tutto fatto ieri sera con, con la Ternana. Poi, mh, effettivamente, è così: il calcio è mercato finché non c'è la firma, finché non viene ufficializzazione, tutto eh, rimane, eh, diciamo così, campato in aria. Poi c'è il Bari che ha preso Lulic dal Frosinone, sta per chiudere con Callon. Il Brescia ha preso Avella, un portiere del Frosinone e, e Camporese ma ancora questo non è ufficiale che potrebbe andare al, al Cosenza. Di contro c'è una sola operazione per quanto riguarda ufficializzata la Ternana, quella di Celli, Alessandro Celli al, al Catania. Veramente la società Rosso Verde non l'ha ancora ufficializzata, però insomma sembra che eh, sia tutto a posto. Ha raggiunto Lucarelli, Alessandro eh, Celli. Allora, un inizio un po' deludente, Sandro. Ti aspettavi un inizio un po' più scoppiettante in generale, eh? non solo per la ternana? Beh, eh, in verità, visto che comunque il mercato sarà aperto fino a fine mese, non è che mi aspettassi subito dei grandi movimenti, ehm. Certamente, fino adesso ci sono delle squadre che devono intervenire, sono quelle che sono in ritardo in classifica, e ovviamente l'Ascoli penso che farà qualcosa perché ci sono diverse voci, Il l'Ecco è l'unica che si sta muovendo già con decisione, eh, però poi effettivamente tutte le altre mi sembrano abbastanza ferme. Eh, comunque secondo me tutto comincerà a muoversi di più dopo l'Epifania perché poi anche le festività non aiutano. Per La Ternana devo dire che rispetto agli anni scorsi, almeno come voci, insomma, abbiamo avuto una partenza sprint. Poi adesso vedremo che sì. concretizzare. Insomma. È vero, le voci sono, sono abbastanza rappresentano una mh, raffigurano una partenza abbastanza sprint. Eh, Mattia Basilico dal nord da Fere del Nord, dal rosso verde del nord <ride> che si dice. Beh, allora anch'io mi aspettavo sinceramente un mercato scoppiettante all'inizio, eh, soprattutto perché. Mattia, non ci, ci stanno più parla... i soldi. Mattia, non ci eh, stanno più i esatto. soldi. Esatto, stavo arrivando lì: il decreto poi che è arrivato, eh, eh, comunque, non, non agevola né le, le, le squadre principali neanche quelle di Serie certo. B. Quindi, soldi pare che l'eco ce ne stia mettendo, non so, eh, perché se è riuscito a spuntarlo su 6-6, vuol dire che probabilmente ha messo qualcosina in più. Presumo, e eh, poi non so effettivamente, sì, sì, non sì, sono sì. un esperto di mercato. E, e, tra l'altro, eh, è un po' di tempo che la Ternana non fa un mercato cosiddetto di riparazione, no? visto che negli anni precedenti, per tanti motivi, non, non si era mai fatto, quindi anche per noi è una novità, no? è certo. un po' che non, che non la vedevamo. Quindi sono scoppiettanti in effetti. Siamo la politica, era quella che si dice: se fai calcio, mercato a gennaio, significa che hai sbagliato quello estivo. E quindi per non ammettere sì. magari le proprie colpe e responsabilità, a gennaio esatto. non si muoveva paglia. Però vuol dire e poi rischiavi di retrocedere, e certo. poi rischiavi di, di, di retrocedere. E, e poi c'è questo tormentone, no? il tormentone falletti sì, falletti no. Poi magari ne scendiamo nei particolari proprio con Luca Marchetti, il nostro esperto appunto di, eh, di, di mercato. Eh, come lo state vivendo voi questo falletti sì, falletti no? Perché poi eh, nel, durante le partite, magari anche nei commenti post partita, tanti commenti negativi sulla prestazione di Cesar, dimenticando un po' quello che aveva anche. È fatto Cesare per la ternana no? quello che era stato anche sul piano dell'immagine sul piano della, della sua volontà di ritornare alla ternana nonostante la ternana fosse precipitata in, in serie c e poi oggi c'era molta gente molti tifosi al liberati anche ieri a dire il vero fatto insolito ecco la società mi permetto di dire una cosa la società eh, credo che debba venire incontro a questi tifosi che vanno um, a vedere gli allenamenti ehm, perché non danno fastidio. Credo che anche per gli stessi giocatori, ma per stessi, lo stesso staff tecnico, sia di, eh, siano di, di sprone di vicinanza un segno di affetto che fa bene, non fa male. Non, non servono, voglio dire, stare con il fucile puntato. Quindi, da questo punto di vista, per esempio, ho apprezzato che domani mattina ci sarà una partita a ranghi contrapposti con la primavera di, di Massimo D'Urso e, e si disputerà a porte aperte. Quindi, questo è un segnale sicuramente. È positivo invece l'ultima partita, sempre che era stata disputata in occasione della sosta del campionato, eh, era praticamente stata disputata a porte chiuse. Dove eh, si allenano adesso, dicevo. Ivano? Prego, dove, si sta, dove fanno gli allenamenti adesso, Ivano? Al Taddei, quindi ci si può stare anche tranquillamente, no? Sì, sì, eh, al Giorgio Taddei, non dai fastidio a nessuno, nel senso eh, esatto, che non sì. e allora eh, c'è questo tormentone, no? Falletti sì, falletti no. Eh, Sandro, tu? Beh, guarda, io sono. ho sentimenti contrastanti. E tanto per estranearmi, sono andato più che altro a vedere. A sentire, insomma, l'aria, insomma, vedere quello che si dice nei vari gruppi Facebook. Sono rimasto un po' stupito, positivamente devo dire, eh? perché poi quando la città, la tifoseria esprime Bravi. un affetto, una preoccupazione per un giocatore che va via eh, significa che ci sono dei sentimenti io certo. qualche giorno fa nel, nel, mia piccola, nel mio piccolo account insomma ho scritto alcune righe e dicevo mh, sarebbe bello insomma che qualunque cosa succeda, se poi Cesar dovesse andare via, che ci fosse almeno tre cose, rispetto gratitudine e affetto, e devo dire che questo lo sto vedendo. Rispetto, gratitudine, affetto, sono le cose che sto leggendo. È vero che ho detto già alcune volte che io non sono iscritto a tutti i gruppi, perché eh, quindi ho una visuale limitata, però, devo dire che vedo effettivamente tante persone. Che sono preoccupate ora, mh, alcune l'ho sentite anche, e, e ho sentito anche di persone che hanno addirittura scritto no, a, a Cesar per cercare di convincerlo. Poi, ovviamente, io non credo che sia solamente una decisione di Cesar, ma comunque di convincerlo, diciamo, a, a ad accettare, a rinunciare a qualcosa pur di rimanere a terni. Altri addebitano alla società, insomma, una, forse una, una volontà di. Non eh, proprio elevata, insomma, di trattenerlo perché poi le voci sono tante, no? Poi magari, io, forse Luca Marchetti, non so, forse nell'intervista in che hai registrato ci dirà qualcosa. Speriamo. Di eh, però, insomma, da questo punto di vista devo dire che rispetto a quello che si è visto durante il campionato con alcune persone, però, come sai, chi grida di più alla fine è quello che si sente, no? Invece la maggioranza silenziosa non si sente. Alcune persone che purtroppo lo hanno trattato non bene, perché io penso che la critica è, è un diritto, certo. ma quando la critica diventa insulto o comunque mancanza di rispetto, allora non è più un diritto. E questo purtroppo c'è stato, e credo che abbia inciso, credo che abbia inciso sulla scelta di Cesar. Eh, poi di questo, magari ne riparleremo quando sapremo tutti i dettagli, no? Perché vabbè, qualcuno dice che la Ternano abbia offerto la metà di quello che prende oggi. Però, insomma, sono chiacchiere, penso che non possiamo Ognuno sapere. dice la sua su quel fronte, eh? eh esattamente. Su quel fronte, ognuno dice la sua. Io personalmente sono eh, sì. dispiaciuto dispiaciuto perché, comunque è un calciatore che è un figlio di Terni. E anche perché, comunque, la famiglia sua ormai è Ternana, praticamente no? Quindi lo rivedremo, non perderà il contatto ovviamente con la città. Eh, però capisco pure che ci sono dei cicli che si chiudono e i falletti che abbiamo visto alcuni anni fa in questo momento ancora non c'è. Se ha fatto questa scelta, eh, spero per lui insomma, che questa scelta lo, lo aiuti a ritrovare completamente. Il se stesso calciatore e eh, magari aiuti anche la Ternana a, a immettere. Poi, se si dice che si venga questo giocatore del Cagliari, a immettere un giocatore altrettanto importante e che ci possa aiutare a risollevare, insomma, le sorti de della squadra e a ritornare a posizioni più consone di classifica. Sentiamo Mattia e poi eh. leggiamo qualche messaggio dai. Io personalmente mh, parlando in termini sportivi, sono molto dispiaciuto. Sono quasi in lutto perché sono molto affezionato a Cesar e quindi vorrei che rimanesse sempre a terni. Poi è chiaro che eh, con l'ingenuità di un bambino, intendo dire. No? Poi gli adulti invece ti insegnano che ci sono altre dinamiche e quindi quello che desideri non sempre si può avverare. Sì. D'altra parte. Eh, io faccio il ragionamento partendo dal fatto che lui sia tornato a Terni con la Ternani in serie C è vero che si stava allestendo una squadra mh, di una certa uh, rilevanza però comunque ha, fatto una, ha preso una decisione che è importantissima no? è tornato in serie C e, e io poi ho visto anche le tue trasmissioni quando si è fatto male con che voglia eh, si metteva a disposizione per recuperare eh. prima possibile L'ho visto in campo eh, sia subito dopo la, la ripresa dell'Infortunio, che nelle ultime partite, e, e la sua mimica facciale e, era una mimica di partecipazione di, di pathos. Quindi, come, come diceva anche Sandro, eh, può essere criticabile, possono essere criticabili alcune sue prestazioni, ma in generale, l'atteggiamento, no, di sicuro. Mi, mi domandavo anche visto che eh, certi, eh, certi commenti che arrivavano dalla tribuna eh, andavano oltre, trasalivano come eh, quelle regole che diceva Sandro, eh, eh, mi meraviglia che questi adesso si ritrovano una squadra che lo corteggia e che probabilmente lo prenderà, che è una squadra che è appena retrocessa dalla A e che comunque occupa le posizioni in alto della classifica, fa degli investimenti importanti. Quindi se Falletti non era in grado di stare nella nostra squadra... E non vedo per quale motivo l'abbia chiamato la Cremonese e non un'altra squadra eh, di livello inferiore o addirittura di Serie C. Quindi il valore del giocatore non è, non è in discussione. Per chiudere, come diceva Sandro, spieghiamoci che la sua partenza faccia bene alla sua carriera e che ci permetta di monetizzare qualcosa e rinforzare, eh, tipo, il centrocampo che eh, al momento ha bisogno di, di, di un forte intervento, ecco. certo. Allora, sì, devo essere sincero, insomma, anch'io magari eh, sono state. Eh, bisogna fare diverse considerazioni su quella che è stata l'esperienza in rosso verde di, di Falletti. E non, non puoi non tener conto, sinceramente, di tutte quelle che sono state le dinamiche, i contrattempi che ha accusato. però credo da qui di che perché l'hanno fatto anche da questo punto di vista di non correre più, di non essere più utile alla squadra, eccetera. Insomma, mi sembra che davvero sia un po' irriguardoso irriverente, e ingrato, ingiusto eh, ecco, tra l'altro. Ed, ed ingiusto perché poi magari non ha fatto gol, è vero che ha fatto tantissimi assist, e, e nella, nella graduatoria delle occasioni da gol create è uno dei dei primi giocatori da questo punto di vista eh, mancano i gol sicuramente di Falletti, N magari non ha più lo, lo stesso tiro, ma per una serie... Ma io credo che sia più un fatto psicologico che altro, perché poi se vai a vedere gli allenamenti ti rendi conto che da si danna l'anima dall'inizio alla fine e quando non riesce a giocare a fare quella giocata che lui vorrebbe eh, se, ne dispiace, se, la prende. se ne dispiace e quindi bisogna a volte essere anche un po' no, abbastanza eh, obiettivi allora eh, Albano Mancini è confermato corrato al Modena, ne parliamo fra un po' poi ciao Mattia, dice Sam Greg ti aspetto con il tuo prosecco speciale, questa è stata <ride> casa cosa mia per festeggiare la selvaggina la salveggia, che sarebbe? La salveggia? La salve, credo la salvezza, penso eh. ah, la salvezza ah, si, sì, sì, no, sedi... si è, è una specie di di, di, di promessa, no? che ci, ci salviamo, insomma, eh. poi Andrea Sinibaldi ci chiede se il giocatore del Cagliari viene a Terni più tardi, ne parliamo anche di questo. Eh, Caro Ivano, che ci porterà la befana. Comunque, sempre forza, fere mm, dovete attendere pochissimo perché fra un po' mandiamo l'intervista con, eh, con Luca Marchetti. Eh. Poi Giacomo Fiorelli ci chiede notizie su Pagano. Sinceramente, io non ho notizie su Pagano, non mi sembra perlomeno. Parlando anche con Luca Marchetti, non abbiamo oh, da questo punto di vista eh, novità. Eh, Borgoz, c'è cioè Ivano, stasera mi servirebbe un tiramisù. Non mi aspettavo tutte queste partenze dalla Ternana, credevo che migliorassimo la rosa, sì, ma non che si facesse una rivoluzione. Poi Marco Brecolini dice Carboni, puntini puntini. Raimondo Puddu. Eh, ciao Ivano, sono di Cagliari e Tifoso del Cagliari seguo appassionatamente la Ternana da un paio di anni e sono contento e curioso che eh, Gaston Pereiro faccia bene alla Ternana perché a Cagliari non è esploso eh, Giacomo Fiorelli ci chiede il giovane da Bergamo anche qui ne parleremo dopo. Eh, Michela Modestino, buonasera a tutti. Ieri sera ho visto solo pochi minuti per sbaglio. Non capisco perché continuo a ricevere gli alert a singhiozzo, ma sono sicura che stasera sarete super esaustivi. Ho scritto, mi spiace a tutti, ti auguro il meglio. Non è andato via ancora, eh? nella vita e nel lavoro, poi naturalmente analizzeremo il perché ancora non è andato via con Luca Marchetti, ragazzo fantastico, ora spero non si cedano Luperini e Mantovani, soprattutto non all'Ascoli. Eh, Piero Cozza, buonasera Ivano, buonasera, buona trasmissione, per adesso ascolto, poi fammi sapere qualche cosa però. Eh? Eh, Ivano, parlavo di Pereiro, sì, l'avevo capito, infatti l'ho messo. Stefano Terni dice: Io, a differenza di Sandro, invece mi aspettavo subito quello che ci manca: due centrocampisti. Si parla di tutto tranne che di ciò che serve. Dovevamo subito avere due centrocampisti, non c'è tempo da perdere. Poi Davide Frillici, e ci fermiamo, poi gli altri li. E, anzi un altro perché è molto corto l'altro Davide Frillici, rivoluzionare la rossa adesso che Breda aveva appena imparato a conoscerla mi sembra sensato come sensato è dare via certezze storiche Falletti per sostituirle con scommesse per di più in prestito Pereiro ha fatto la muffa in panchina quando ci salvammo con Liverani la squadra fu integrata con un'intelligenza non rivoluzionata che ne pensate? Soprattutto Marchetti che ne pensa onestamente di poi lo diremo tra le altre cose. Ora non mi sembra che ehm, si, credo che si sia. Eh, si era detto che si sarebbe, sarebbero partiti tre giocatori per eh, acquistare altri tre giocatori, insomma, tre in partenza e tre in arrivo. Eh, per il momento, è andato Shelley, e, e basta per il momento. Poi, è vero che si parla di. Di, 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 di Falletti è vero e che di si, parla, si parla di Mantovani, si parla di Corrado ma di, su Corrado poi c'è da sentire appunto quello che si dirà più tardi Adelmo Lima, eh, Forza Fere, questo di Davide Prilici l'abbiamo letto eh, a che ora la partitella domani? 10.30 mi sembra e alliberati, giocano alliberati alle 10.30 Roberto eh, Gelosi è arrivato Breda, ha chiesto un paio di mesi per stabilizzare la squadra e adesso si sfascia tutto boh. eh, Stefano due alla uh, Lucia Palumbi eh, servono due credo con, in risposta a Stefano Terni due alla Palumbo e di Tacchio, faccio presente che Palumbo insomma <ride> eh, mm. non è che sia stato eh, nella parte finale del campionato molto apprezzato o delogiato, eh? sembra un film Rivisto, no? Un film rivisto, sì. Allora, andiamo in pubblicità, poi ci sentiamo, ci sentiamo Marchetti, quello che, quello che dice, perché vedo che l'attesa... è vedo <ride> l'ora. E quindi il numeratore pure sale, quindi credo che la gente stia aspettando, proprio gli amici stiano aspettando proprio Luca Marchetti e le sue delucidazioni. Andiamo in pubblicità e poi torniamo nuovamente insieme. vacci alle coupé creata per sedurre il desiderio prende forma su mercedesbenz.it alla ventitreesima edizione del villaggio di Babbo Natale di Terni, quest'anno veramente con tante tante novità, siamo aperti tutti i giorni con il sabato e la domenica con orario continuato. Ciao amici, vi parlo dal villaggio di Babbo Natale da Spazio Verde a Terni. Ma è grandissimo! Oltre 3000 metri quadrati al coperto, con alberi addobbi, presepi, articoli da regalo, oggettistica. Ma quanta roba c'è! Il villaggio di Babbo Natale, Spazio Verde, Terni, strada Maratta Bassa numero 91. Oh, volevo dire una, una cosa, eh, visto che ha scritto Roberto Coada, che saluto, volevo dire che eh, domani, dopodomani, c'è un interessante torneo 2014-2015, credo, eh, a Ponte, eh, negli impianti di Ponte San Lorenzo. Eh, praticamente è un torneo che eh, sono una fase eliminatoria regionale per il torneo Stirpe. Eh, perché eh, poi Roberto Coata è un po' il coordinatore dell'Academy del Frosinone, lo fa da diversi anni e eh, con grande, eh, grande successo. Allora, che cosa vorreste sapere da Marchetti? Sentiamo prima Mattia, che vorresti sapere da Marchetti? Beh, allora, veramente, eh, adesso sono chiaramente gli arrivi più che le partenze, mh, eh. perché come si diceva anche prima. Centrocampisti, insomma, parte Gaston Perero, ma vediamo che, che cosa bolle in pentola a centrocampo. E invece Sandro, che volessi... Ah, sono d'accordo con Mattia, guarda, eh, aspetto notizie sugli arrivi, io penso che ce ne saranno molti. Parlando con alcune persone ho fatto una previsione, ho detto sette, poi vedremo Beh, se è no. Quindi e siamo sulla cui, rivoluzione. Vediamo adesso cosa ci dice Luca. Mm. Allora, Vediamo se rimandare... la befana ci porta carboni, eh, eh. penso che ci siamo eh, <ride> eh, significa, significa che non siamo che non siamo eh... stati bravi, però ci porta carboni, dai, eh, quindi non siamo stati bravi per niente, no. nemmeno nella parte, nemmeno nella parte de dedicata gestita da Breda. Lì dobbiamo, no, no. no infatti, no. Mm. Quello, quella seconda parte sicuramente siamo stati più, più bravi, diligenti. Bene, andiamo a sentire allora Luca. Eh? Eh, eh, è abbastanza lunga, però mh, credo che eh, mettetevi comodi. È Sempre interessante. Tranquilli. Tranquilli e quindi ci sentiamo questa intervista che abbiamo effettuato con Luca. Se ne dispiace Luca, ma oggi praticamente ha viaggiato e quindi non, eh, altrimenti sarebbe stato, e poi aveva il programma, altrimenti sarebbe stato con noi. In, in, in diretta comunque saluta un po' tutti gli amici e, e coloro che lo, che lo conoscono e coloro magari che non lo, lo conoscono ma lo apprezzano per la sua competenza e la sua professionalità andiamo quindi a sentire Luca Marchetti con Luca Marchetti buonasera Luca ciao ciao Ivano buonasera a tutti tutto Anzi, bene? Buona, prima tutto tutto bene? Eh, tutto grazie bene. Bene, eh. senti ma questa, questi primi giorni di calcio: mercato al di là dell'aspetto terrenale, della, ma in linea generale, non è che abbia riservato grandi movimenti. 4-5 movimenti: 2 il, su Tirol, 1 il Bari. Insomma, è partito un po' in sordina. Beh, considera che c'è anche un po' di tempo in più della Serie B rispetto alla Serie A perché eh, c'è la pausa invernale. Quindi, questo fine settimana non si gioca, c'è un po' di tempo in più. Eh, per alcune operazioni, tipo quella di Falletti, c'è anche una settimana supplementare, perché Falletti eh, sarà squalificato per è. il prossimo impegno di Serie B, eh, che sarà con la Cremonese comunque, perché è un'operazione in via di definizione. Per cui, mh, e poi sai benissimo che in Serie B alle volte spesso si lavora di risulta, e quindi c'è bisogno di capire quali sono le mosse delle squadre di Serie A o le squadre più importanti che possono permettersi la possibilità di poterti dare titolo definitivo in prestito con diritto di riscatto o meno dei giocatori che magari finora non hanno giocato abbastanza con, con il club e possono avere delle chance eh, invece nelle categorie inferiori, e poi di conseguenza, no? perché magari una squadra di Serie B alta va a pescare in Serie A, la squadra di Serie B bassa va a pescare una squadra di Serie B alta e così via. Eh, quindi c'è bisogno generalmente di un po' più di tempo eh, però diciamo che dai, qualche, qualche movimento si è fatto, soprattutto in Casa Rossoverde mi sembra che le linee siano state tracciate poi il fatto che il mercato sia ancora eh, agli inizi permette ancora degli aggiustamenti e delle possibilità da poter approfondire Senti ma l'operazione c'è dell'operazione Falletti alla Cremonese che libera il suo posto per eh, Gaston Pereiro non, eh, diciamo, non rischia di, di essere compromessa nel, nelle nell ultime ore, no, è un'operazione un un fatta, si può, si può dire. L'operazione è chiusa, blindata, nel senso che le due società hanno accordo su tutto, le quattro anzi, società, se muove, anzi tre, penso che la Ternana in un caso acquista, in un caso vende. Eh, le due operazioni, chiaramente, come lasciavi intendere te, sono assolutamente collegate. Io la leggo al contrario: in realtà è la Ternana che libera Falletti dal Falletti. momento in cui è sicura di avere Gaston Pereiro, altrimenti non si sarebbe privata del capitano e del numero 10 eh, della squadra. Eh, Falletti avrebbe potuto firmare anche oggi, eh, Gaston Pereiro, no, perché il Cagliari ha delle grandi defezioni in attacco. Quindi, Gaston Pereiro, pur essendo stato finora. Dal petto a due stoni eh, in questa prima parte di stagione, l'ultima in Coppa Italia, sarà a disposizione di Ranieri per la prossima partita, quindi andrà in panchina. E quindi, fin tanto che non si formalizzerà in maniera ufficiale il trasferimento, la Terni non ha la certezza matematica che Gaston Pereiro sarà a Terni, perché può succedere eh, anche l'imponderabile. Eh, nel corso di una partita magari gioca, eh, fai tutti gli scongiuri che vuoi, si fa male, quindi l'operazione per qualsiasi motivo non va a buon fine. La Ternana non può correre assolutamente il rischio di non avere l'alternativa a Falletti. Quindi la cremonese sa che Falletti arriverà a Cremona dal momento in cui la Ternana ha il, il sostituto. Il sostituto è sicuramente Gaston Pereiro, salvo cataclismi che non, che non si sono all'orizzonte quindi il Cagliari ha chiesto la cortesia alla Ternana di poter usufruire delle prestazioni del giocatore soltanto per questa partita qui, la Ternana lo ha concesso e adesso si aspetterà di fatto lunedì per far viaggiare i giocatori e per firmare definitivamente i contratti, per dare le ufficialità e tutto quanto. Falletti si sposterà a titolo definitivo naturalmente perché ha soltanto sei mesi di contratto con la Ternana, eh. Gaston Pereira invece arriverà in prestito L'operazione di falletti la Ternana porterà nelle casse della Ternana circa 300.000 euro più dei bonus legati alle presenze del giocatore, eh, mentre invece la Ternana pagherà più o meno la stessa cifra: il prestito di Gaston Perero, con, da quello che ho capito, l'ingaggio interamente pagato dal Cagliari per una questione tecnica. Perché Gaston Pereira oggi approfitta del decreto crescita? Se si fosse cambiato il contratto, non ci sarebbe più stato il decreto crescita. Di fatto, la Terrana con i soldi del prestito par paga una parte dell'ingaggio di Gaston Pereira Senti, eh, hai parlato delle difficoltà della Cagliari, soprattutto in avanti, ed ecco perché sì. Gaston Pereiro non. Stamattina, la gazzetta dello sport eh, ipotizzava, voglio dire, non dico un interessamento, ma l'apprezzamento per un giocatore rosso-verde, per il giovane Raimondo. Sì. Ma non, non c'è neanche una possibilità che possa andare via. Abbiamo lavorato un po' su questa situazione. È l'unico modo per cui eh, una squadra tu parli del Cagliari ma chiunque altra può yes. andare a prendere Raimondo e convincere Raimondo che la situazione altrove sarebbe meglio che a Terni. La Ternana non ha assolutamente intenzione naturalmente di dar via il capocannoniere. E senza l'avallo della Ternana non si può fare nessun tipo di operazione. L'unico modo in cui si può convincere la Ternana è che il giocatore in questione cominci a fare storie. Quindi dica io non mi alleno più, eh, se non mm. mi mandate via, io no, non vengo più al campo d'allenamento. Uh, mi state tutti antipatici, e, e insomma fa una confusione tale che a quel punto uh, diventa impossibile trattenere il giocatore. Questo non sta affatto succedendo, sì, è vero. non lo sta facendo né il giocatore né i procuratori. Eh, anzi tutti sono convinti lato giocatore quindi lato Raimondo che Terni sia stata la scelta migliore per il processo di crescita del ragazzo che sa benissimo che se segna altri 3 o 4 gol va in doppia cifra e quindi si apre anche un mercato a giugno diverso per lui eh, c'è un progetto intorno a Raimondo che chiaramente lo vorrà portare no? a diventare uno dei protagonisti del nostro calcio e il percorso più utile non è quello di bruciare le tappe, ma di proseguire nel cammino nel miglior modo possibile. Quindi non c'è nessuna smania da parte di Raimond, da parte del suo, della sua famiglia, da parte dell'entourage di dover per forza cavalcare delle opportunità che poi non è detto che siano quelle decisive. Perché certo. tu sai benissimo che quando vai a fare eh, il mercato di gennaio, alle volte cerchi di andare a coprire delle lacune che ci sono nella costruzione della rossa, dovute anche a degli infortuni. Ecco, tu, no, parlavamo del Cagliari, che era un po' in difficoltà in avanti in questo momento, ma poi queste difficoltà e queste emergenze alla fine rientrano e poi rischi di non fare più minutaggio, di non crescere abbastanza, magari viene una squadra che non è adatta alle tue caratteristiche. Cioè nel processo di crescita di un giocatore non c'è soltanto l'immediatezza, bisogna cercare anche di ragionare a lungo periodo. Quindi da una parte la Ternana non ha assolutamente intenzione. Di sedersi con nessuno, devo dirti la verità: noi non abbiamo trovato riscontri neanche lato Cagliari rispetto a questo interesse così forte. Sicuramente il giocatore piace su questo, non diciamo, un apprezzamento è stata, è stata una, una sottolineatura del, del valore e di quello che sta facendo il ragazzo. Se vogliamo, quindi diciamo che a Terni si può stare eh, tranquilli. Ragazzi. Poi sai Senti, che il mercato è strano, eh? nel senso, oggi diciamo una cosa: io sono convinto di quello che diciamo adesso. Domani mattina arriva Real Madrid ti porta 30 milioni di euro al Bologna. E eh, il certo. Bologna dice: Senti, fa una cosa, vieni qua. Eh. Eh, certo. eh. Senti, ma ehm, però, diciamo che eh, c'è un'altra trattativa che in entrata per la formazione del suo Verde dopo l'uscita di, di Celli a, al Catania di Lucarelli l'operazione appunto, che porterà in rosso verde. Anche questa mi sembra che sia avanzata. Anche questa, no? Quella del eh, di Franco Garboni del Allora, in realtà, Franco Garboni è l'alternativa a Corrado mm. che ah. è diretto a Manto a, Mo, a Modena eh, per sostituire Celli eh, la Ternana ha puntato due giocatori di San dell'Udinese. Dell e eh, un giocatore, un difensore dell'Atalanta, dell'Under 23 che ha già esordito in prima squadra anche in Europa League che si chiama Bonfanti yes. questi sono i due profili che in questo momento eh, la Ternana sta monitorando con più attenzione ehm, e che andrebbero a sostituire numericamente e anche nel ruolo Celli che sa fare sia il terzino che il centrale difensivo per quanto riguarda invece Franco Carboni che è chiaramente un obiettivo dichiarato della Ternana la situazione è molto simile a quella di Gaston Pereiro sia nella forma che nella sostanza. E mi spiego, intanto Carboni arriva a Terni, arriverà a Terni, dovrebbe arrivare a Terni, utilizza tu il tempo verbale che, che ritieni più opportuno, perché eh, è nata un'opportunità di mercato per eh, Niccolò Corrado. Che quest'anno obiettivamente non ha mantenuto gli standard dello scorso anno, è cambiato il sistema di gioco, eh, e sono cambiati dei punti di riferimento anche all'interno della squadra, eh, delle codifiche. Eh, lui si gio gioca meglio come quinto e non come anzi, scusami, come quarto, non come, quarto. come quinto. Ehm, e quindi questo ha portato la Ternana a fare una riflessione con eh, l'Inter, che, come sai, ha una ricompra sul giocatore, un riacquisto eh, a partire dalla prossima estate. La considerazione è stata questa, se il giocatore eh, non eh, esprime il potenziale che aveva espresso invece la passata stagione, per l'Inter diventa più complicato andare a riscattare il giocatore a fine stagione. Quindi certo. migliori sono le prestazioni di Corrado, più è facile che l'Inter va a esercitare questo diritto. Quindi eh, un accordo di fatto con l'Inter e, e la Ternana hanno deciso che forse è meglio... Che il giocatore vada a giocare in un posto dove possa esprimersi eh, in maniera ancora più libera rispetto a quello che è successo in questa prima parte della stagione. La Ternana, però, dice: Se io devo dare via un titolare eh, sulla fascia sinistra, ho bisogno che arrivi un titolare che lo rimpiazzi in tutto e per tutto. Il titolare è stato individuato in Franco Carboni, che il direttore della Ternana conosce bene perché è stato anche a Cagliari. Carboni è stato preso dal Monza, quest'estate ma è di proprietà dell'Inter, è in prestito. L'operazione è virtualmente conclusa. In questo caso manca un piccolo pezzetto ancora fra Carboni e il Monza, perché Carboni è stato in prestito al Monza, che è, ha delle pendenze ancora da risolvere con la società lombarda. Quando risolverà queste pendenze, l'operazione fra l'Inter e la Ternana è già studiata, così come quella fra il Modena, la Ternana, con la triangolazione dell'Inter per il prestito di Corrado. Quindi Corrado andrebbe in prestito al Modena dal momento in cui Carboni arriva a Terni eh, sempre in prestito, sempre dall'Inter. Poi a giugno si tireranno le somme. Si deciderà se l'Inter riscatterà alla Ternana perché il, il diritto di riacquisto rimane alla Ternana. Sì. Perché Corrado va in prestito? Perché così non si va a ridiscutere nulla del contratto che c'è in essere fra Ternana ed Inter. Poi anche quello può essere oggetto di trattativa. Eh. L'Inter può sempre dire: Guarda, per me due milioni sono troppi, facciamo uno e mezzo. Poi quello eh, si deciderà naturalmente a certo. giugno. Più farà bene Corrado, più ci si avvicinerà chiaramente a quella cifra. L'Inter però cifra. Ha, ha manifestato la volontà di voler tenere sotto controllo la crescita di Corrado, è un po' il discorso che facevamo anche di Raimondo prima. E quindi per la Ternana avere questa possibilità rimane importante da un punto di vista economico, ma non si deve perdere da un punto di vista tecnico. Quindi quando ci sarà l'ok ok definitivo eh, sul discorso di Carboni, allora partirà anche Corrado. Senti Luca, ehm, diciamo eh, che Capo Zucca dovrà diciamo, cambiare obiettivo per quanto riguarda una, una punta, perché è, è andato in frantumi l'operazione che doveva portare eh, Eddie Salcedo, Salcedo in Rosso Verde. Ah, sai, è Ma è saltata perché quando ci sono... Due squadre su un giocatore, non ha detto che, che i duelli riescano a più, vincere certo. di te. Eh, Alle volte basta veramente un piccolo particolare in più per poter cambiare il destino di una trattativa. La Ternana era partita indietro rispetto alla corsa per Salceda, ha cercato di recuperare terreno, anche Salcedo era un giocatore che Capozzucca conosceva bene perché lo aveva avuto a Genova. Eh, L'offerta dell'Ecco è stata intanto eh, arrivata prima rispetto a quella della Ternana, da quello che ho capito era anche leggermente eh, più favorevole eh, sull'ingaggio del giocatore, ha scelto il giocatore e ha deciso di andare eh, all'Ecco. Io non ti nego che ci sia stata magari una riflessione da parte anche dell'entourage del giocatore, il reparto offensivo della Ternana oggi è un reparto offensivo che ha già individuato con grande chiarezza quali sono i ruoli. Dovrà tornare anche Favilli, che chiaramente si candida per giocare da un posto da titolare, eh, significa che tu devi andare a giocare il tuo posto con altri tre giocatori, di cui Bello. due hanno giocato da titolare le ultime 6-7 partite Bello. e, e l'hanno fatto anche molto bene. Favilli è un giocatore della Ternana, c'entra anche questo secondo me nel ragionamento che può fare un giocatore, vado per sei mesi, eh, la garanzia del posto è vero che non te la dà nessuno, ma magari all'ECO sono un po' più garantito da questo punto di vista piuttosto che a Terni. Senti, un'ultima considerazione perché tu hai da fare non voglio rubarti ulteriormente il tempo anche se insomma, i nostri amici di Ternana Time e di Ternana News eh, sono, eh, sono attentissimi a quelle che sono le tue considerazioni ma Gineitis questo giocatore che tanto piace a Capo Zucca arriverà oppure rientrerà nell'operazione che porterà un giocatore del Verona al Torino e Gineitis Noi. al Verona? Non lo so, anche qui chiaramente le necessità di mercato si intrecciano. L'Ineitis è un giocatore che la Ternana sta seguendo da diversi mesi, quindi non sarebbe una sorpresa se dovesse arrivare a Terni. Credo che la Ternana, intanto, debba sistemare quelle situazioni di cui abbiamo appena parlato e quelle sono, diciamo, le emergenze da fare subito. Poi c'è bisogno anche di fermarsi un attimo, capire come si ridistribuirà la Ternana, cercare di capire anche quali saranno le esigenze. Ti aggiungo altre due possibili partenze, perché Mantovani e Luperini sono due giocatori che hanno avuto poco minutaggio e che magari ehm, possono trovare delle soluzioni diverse. Quindi anche da quello può dipendere eh, il mercato della Ternana a centrocampo. Io mi immagino che qualcosa possa venir fatto no? al di là del recupero fisico di Marginian, che è un giocatore molto stimato dall'allenatore, e quindi si aggiunge ai due che finora hanno sempre giocato quando sono stati disponibili, ovvero la boico e De Burr. Luperini, bisognerà capire no? che tipo di prospettive può avere in questa ternara perché l'ambizione di Luperini, di Luperini come, come quella di tutti i giocatori, è quella di giocare con continuità, quindi se magari dovesse uscire Luperini, arriverà un altro centrocampista magari più adatto a giocare nel centrocampo a due oppure eh, magari si decide di tenere Luperini perché è un giocatore che può cambiarti la partita no? con le caratteristiche che ha, sia se gioca a due come ha fatto per esempio contro yeah. il Pisa, sia magari in sostituzione eh, di Pereiro, se quando arriverà per dare un tono diverso al ruolo di trequartista e in più c'è anche da prendere l'attaccante, quindi il mercato dell'Atlanta non è che è finito qui, anzi, diciamo che da qui in poi inizierà, ci sarà da valutare, come abbiamo detto, la riserva in difesa al posto di Celli, ci sarà da valutare un nuovo attaccante, perché io immagino che eh, non ci sia mai soltanto una pista, una l'abbiamo scoperta, ma eh, sicuramente... Eh, come tutti i direttori sportivi, le opportunità mh, sia possono venire fuori nel cammino no? nel corso di questi, di questi 25 giorni, eh, sia, uh, sono anche costruite prima, ti un difensore attaccante e centrocampista sono i, i tre giocatori che mi aspetto sui quali la Ternana lavorerà. Poi se arriveranno o no, questo non dipende dalla, dalla nostra volontà, né soltanto dalla volontà della Ternana Sappiamo benissimo, Ivano, che questa società deve fare delle riflessioni approfondite anche sul discorso economico eh certo. questo non bisogna nasconderlo no, no. perché se no eh, eh, faremo una cattiva informazione quindi bisogna certo. tener conto anche di questo eh, la Ternana ha bisogno però sicuramente di un attaccante in più questo eh, penso che sia assodato perché da quando è entrato Breda eh, la Ternana gioca con due attaccanti in rosa ce ne sono solo quattro uno è stato male finora, ovvero Favilli, ma generalmente quando giochi con due attaccanti cinque ce ne devono essere anche per dare delle rotazioni per cercare di... eh, si, certo. si avvicina la parte finale del campionato e quella in cui ha bisogno di, di risorse in più eh, il fatto che si giochi in meno a centrocampo può agevolare da questo punto di vista la Ternana però i centrocampisti che erano stati acquistati sono con caratteristiche particolari che sono quasi tutti mezzale no? e quindi da questo punto di vista bisognerà fare sicuramente delle riflessioni in difesa la situazione è un po' più Tranquilla, ripeto, la partenza di Celli prelude a un arrivo in difesa di un giocatore che però va a fare l'alternativa. Dovesse partire Mantovani, chiaramente devono arrivare due difensori. Senti, ma secondo te la Ternana cederà alle lusinghe dell'Ascoli su Mantovani e Luperini? No, no, non lo so. Perché nel, nel calcio, mercato non si può mai sapere, e da quello che abbiamo capito, uh, il fatto che l'Ascoli sia una diretta concorrente della Ternana per la lotta alla salvezza non è che eh, sia un favore, sia un vantaggio. Eh. Uh, diciamo che la Ternana preferisce non dare i giocatori all'Ascoli a meno che non ci sia un vantaggio economico rilevante. Quindi, da escludere formule gratuite o prestito, sicuramente da questo punto di vista, uh, la Ternana è stata molto chiara. Uh, se si può evitare di andare a rinforzare una diretta concorrente è sempre meglio di no. È vero che è un discorso eh, che non tutti fanno, però eh, da un certo punto di vista eh, mi sembra anche una cosa quasi logica, no? Eh, certo. Io ho già le mie difficoltà, se io vado con i miei giocatori a risolvere le tue eh, è come se mi facessi un dispetto da solo, da quindi solo. Mal certo. male che va me lo tengo io perché lo devo dare a te. È vero che magari da me Luperini o Mantovani possono giocare con meno continuità, però io lo so qual è il valore di Luperini e Mantovani e quindi preferisco non dartelo. Magari faccio scontenti i giocatori, ma mi gioco le carte fino in fondo. Però, sai, poi dopo ci sono mille strategie che, che possono esulare da questo tipo di situazione. Sicuramente la linea ternana in questo momento è questa. L Ultima cosa la programmazione di Sky per quanto riguarda il calciomercato, dai facciamola perché rendiamo edotti un po' anche i nostri amici se vogliono vedere questo calcio, calciomercato di, di gennaio. Le novità ci sono sempre perché noi dal scorso inverno la trasmissione la facciamo itinerante quindi ci sposteremo in giro per l'Italia. Quest'estate siamo stati in giro chiaramente per località estive l'inverno si va nelle località invernali. quindi di discivile. Siamo stati in per dall'Otto, però la trasmissione inizia stasera, è iniziata. Eh, alle 11 ci sarà la prima puntata di fatto nel post partita della gara di Serie A. Eh, ci sono tutti gli studi sul telegiornale come sempre, perché poi rimangono le tradizioni come Natale, e Natale, Pasqua e Pasqua e le edizioni del mercato su Sky, Sky Sport 24. Ci sono sempre quindi la trasmissione è sempre alle 11. Poi sono tutte le finestre informali sul telegiornale: mezzogiorno, 13.30, 15, 19, 20.30 e mezzanotte il riassunto della giornata. Quindi sicuramente le notizie del mercato ve le diamo. Poi se ce ne scappa qualcuna c'è sempre l'edizione successiva per poterlo ricordare. <ride> Bene, Luca. Grazie, buon lavoro, eh... a te. Ciao, allora, davvero. ciao grazie ciao ciao ciao, 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 ciao. nuova CLE Coupé creata per sedurre il desiderio prende forma su mercedesbenz.it. Graziano Infissi, a Terni dal 1993. Esperienza, qualità ed efficienza, supporte, finestre, persiane, zanzariere, tende, pergole e tanto altro ancora. Vi aspettiamo a Terni in Via del Ser Simone 5L. Graziano Infissi Walk life Every day is a new beginning shine light It's day and the world is waiting Move along to the song singing in your soul Feel the beat clap your hands Eh, ah, non mi sentivo, eh, salutiamo quindi Luca Marchetti, ringraziandolo appunto perché è stato spaccato all'interno di Ternana Time e di Ternana, di Ternana News. Primi commenti da parte di Mattia e di Sandro, e poi sentiamo anche i commenti dei nostri amici. però volevo dire due cose: una relativa a Raimondo, eh, risulta anche a me che, infatti, nel, nell'entourage eh, del, eh, del giocatore, infatti, c'è massima. Uh, stiva nel lavoro della, dello staff tecnico della Terana e quindi non c'è assolutamente intenzione, dire, di, eh, di cambiare cambiar aria. Questo ripeto, però, questa è la notizia. Riportata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, l'abbiamo pubblicata, come del resto, voglio dire, qualsiasi voce di mercato eh, viene pubblicata da chi poi fa in informazioni, salvo uh, che poi apri di cielo i famosi ben pensanti, quelli che eh, praticamente devono sempre ciullare nel, nel manico, eh, diciamo, ci hanno tacciato di essere disfattisti, di essere di coloro che creano confusione, di coloro che non vogliono il bene della terrana. No, il bene della terrana invece è a chi diceva che Falletti non se ne andava da eh, andando a a prendere in giro poi persone che invece informate sapevano di quello che eh, eh, si stava facendo appunto in casa della della Ternana. Vabbè, al di là di questo, eh, sentiamo e eh, quindi, quindi da questo punto di vista per quanto concerne Raimondo sono eh, a valoro eh, quello che diceva prima mh, Luca Marchesi, ma non Marchetti, ma non c'è ce n'è bisogno di avvalorare una una fonte attendibile così prestigiosa come quella di Luca Marchetti. Sul centrocampo anch'io voglio augurarmi che sia un centrocampo in cui possano, so, possano esserci del, un paio di movimenti, perché credo che ne abbia bisogno il centrocampo rossoverde. E sulle risorse economiche è chiaro che la Terrana più di tanto non può spendere. Io oh, voglio dire, eh, se più di tanto non può spendere, è giusto che eh, si porti avanti una politica, eh, diciamo così, di, mh, di avvedutezza no? Eh, senza mettere a rischio magari eventuali punti di penalizzazione senza mettere a rischio poi eh, quello che potrebbe essere il, il futuro perché abbiamo avuto eh, delle esperienze in passato io ho capelli bianchi quindi mi ricordo eh, due fallimenti no? quello di Gelfusa in, eh, un fallimento davvero eh, molto 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 catastrofico eh, sì. e quindi vorrei dire Vediamo. Comunque, vole, mi piacerebbe sentire un po quello, il vostro parere su quello che ha detto, che ci ha anticipato Luca. Iniziamo da, da Sandro. Sandro. beh Quando parla Luca è sempre un piacere sentirlo. Perché è un grande giornalista, ormai del panorama italiano. Per cui, averlo qua è veramente un grande valore aggiunto. Di quello che ha detto, eh, intanto mi conforta eh, quello che ha detto su Raimondo perché è vero che io avevo letto un'intervista credo del procuratore se non una del giocatore pure anche ma che erano comunque contenti e soddisfatti della scelta di Terni e di come Raimondo è impiegato con continuità ormai a Terni come si trova nell'ambiente e così via eh, però sai eh, il mercato eh, quando arrivano delle sirene eh, un giocatore comunque ambizioso come Raimondo perché è ambizioso, no? Perché poi ho anche letto che Capo Zucca proprio in questi giorni, parlando con dei giornalisti di Cagliari, credo, no, di Bologna in quel caso, abbia detto che quando mh, ha incontrato Raimondo, gli ha detto: Io ti ho voluto a Terni perché mi ricordi Borriello. Sì. E Raimondo gli ha detto: No, io vorrei fare meglio. Per cui eh, l'ambizione, ovviamente, c'è, e quindi quando ci sono certe sirene tutto può succedere e invece come dice Luca eh, possiamo stare tranquilli l'altra cosa che mi ha confortato perché io mi sono un po' preoccupato oggi quando ho letto che Gaston Pereiro è stato convocato per la partita con Lecce mm, sì. poi invece Luca ci ha spiegato che eh, siccome il Cairo è corto è stato chiesto insomma questo, questo favore sì, manca Pao Paoletti è stato confermato ma non è in, in grande condizioni manca la padula e manca un altro attaccante che adesso mi, mi, mi sfugge, quindi si trova un po', eh, diciamo corto sul piano offensivo. Il, il Cagliari, e non è che Di Col ne abbia fatti tanti, quindi è in grande difficoltà. Sembra che comunque stia andando su De Frelle, sempre che eh, glielo, glielo diano, certo Prego. Eh, no, per concludere quindi mh, poi per l'altro degli altri movimenti eh, ancora tra quello che ha detto Luca sono tutte notizie che abbiamo comunque letto anche sui giornali io credo che da qui a, alla fine del mercato ne usciranno fuori molti altri perché secondo me la Ternana appunto, farà molti movimenti un attaccante per completare il roster eh, penso uno o due centrocampisti centrali e uno e du o due eh, esterni di centrocampo e quindi eh, anche un difensore. Mi sembra senzato, senzato. mi sembra anche sensato il discorso su Corrado. No, eh, Corrado. Sì. Eh, perché comunque il ragazzo evidentemente non si è trovato bene, mh, forse ha avuto anche un calo all'inizio forse motivazionale. Ma in ogni caso, eh, si vede che tatticamente, questo tipo di vestito insomma della terna attuale non gli calza benissimo. Mm. Per cui se a Modena, eh, adesso non mi ricordo in Modena con quale modulo gioca, insomma ma se trovasse una continuità e ritrovasse. La... 4 il Modena dietro. Eh, per cui dovrebbe essere facilitato e sia la Ternana che l'Inter hanno tutto l'interesse perché Corrado si esprima bene nella seconda parte della stagione. Ma secondo me comunque se viene Carboni, la Ternana fa un... Sì, perché grandissimo se lo prende l'Inter di... e... e lo rivende... E quindi deve avere sulle mani un giocatore appetibile no? e non un giocatore che è in, in calando. E così la Ternana: voglio dire, la Ternana ha tutto l'interesse eh, affinché il giocatore possa, eh, possa esprimersi nel migliore dei modi, in modo che il, il, eh, la recompra poi rispetti quelli che sono i parametri di 2 milioni di euro e non, eh, non di meno, eh, nel caso in cui magari il giocatore non. Eh, non desse garanzie sul proprio rendimento nel periodo anche di Modena. E eh certo, senz'altro, che in questo momento cioè il Corrado, che abbiamo visto nella prima parte della stagione, eh, rischia appunto di essere ricontrattato questa, questa cifra, perché al momento non gli vale, no? E quindi è bene un bene per tutti che invece vada a mostrare di nuovo le sue qualità. E sentiamo sì. Mattia, Mattia. Beh, io riprendo da Corrado perché era la, la mia prima riflessione era quella. Eh, ho visto la sua faccia e avrei scommesso sicuramente che poi sarebbe partito perché, almeno la sua faccia in campo, intendo dire. E quindi mi sta bene anche che, eh, che ci sia questa, diciamo, questa trattativa eh, triangolare con l'Inter eh, per il discorso poi del, di Carboni. Come esterno sinistro, e c'è da dire che, un po' tornando al discorso di prima no, dell'ingenuità del bambino, eh, io chiaramente faccio sogni, vedo dei nomi, eccetera. Poi Luca, eh, Luca Marchetti giustamente ci ha dato un pugno nello stomaco, ricordandoci che c'è un budget ben preciso della, della Ternana, e che quindi tutte le operazioni le faranno in combinazione. No? Adesso, quando sono sicuri che Gasto Pereira eh, riesca ad arrivare, allora. Verrà, verrà ceduto Falletti altrimenti e, no, non si fa certo. oggi, quindi, come cioè, oggi, insomma, oggi come oggi Falletti resta la Ternana e Pereiro al Cagliari nel eh, momento in, in cui momento, Pereiro, sì, eh, si libera eh, praticamente la Ternana libera Falletti che andrà a Cremona quindi equilibri molto sottili come dinamiche di mercato, sì è vero che non è stato molto frizzante come diceva all'inizio però sicuramente è fatto di meccanismi davvero fragili e che quindi o, fa, o perlomeno fragili molto sottili quindi eh, poi una volta spostato un equilibrio probabilmente se ne vanno poi ad incastrare altri eh, di conseguenza quindi partiamo lentamente poi vediamo dove possiamo arrivare ecco su Raimondo però, lo dico, però io tanto lentamente non sì. partirei perché e poi di tempo non, non ce n'è molto inizia il girone di, di, di ritorno in queste partite Adena nel mese di gennaio è attesa da tre partite proibitive, eh, trasferta di Bari, trasferta di Venezia, inframmezzata dal turno Casalingo con il Cittadella. Squadra scorbutica al massimo da poter incontrare. E quindi, se devi razionalizzare la rosa, se devi cercare di, eh, di, di, di rinforzarla, di adeguarla eh, a quelli che sono i desiderati di Roberto Breda, credo che lo debba, eh, mi rendo conto che le dinamiche del mercato a volte sono. Eh, contrastanti con eh, l'esigenza di velocizzare una trattativa però la donna deve fare in modo nei limiti del possibile di fare il più presto possibile perché ha bisogno veramente di partire in questo giorno di ritorno con, eh, diciamo, con un assetto già un assetto già eh, determin... provato, determin... sì, provato sì. hai eh, detto bene vedo volevi dire qualcosa Sandro No, adesso mettiamo... mi viene in mente. Cioè, chiunque arriva non è che pronti via va in campo, eh. perché comunque eh, alcuni dei, dei giocatori di cui si parla sono, non dico fermi, ma comunque hanno, sono stati eh poco impiegati. Carboni ha giocato pochissimo. No, Carboni, Carboni ha ha po ho visto che ha giocato comunque 12 partite col Monza. E, mm. Che non sono poche. L'ultime due le ha saltate perché ha avuto un problema un piede, una, una microfrattura. Comunque, Però, no. Gaston Pereiro ha fatto 270 70, minuti, no. 70 minuti di Coppa, in, Italia, Coppa Italia. Non ha giocato mai in campionato, non è esordito ancora in campionato. Il primo periodo all'inizio del campionato è stato infortunato, poi eh, praticamente ha fatto sempre panchina ad eccezione delle due partite di Coppa Italia in cui ha giocato 70 minuti. Alessandro Garofoli, leggiamo qualche messaggio. Falletti ha firmato probabilmente l'ultimo contratto, del, contratto della carriera, è più alto ed avrà la possibilità concreta di chiudere in A. laterale l'ultima occasione di farci qualche soldo, tutti contenti. Eh, lo ricordiamo perché Falletti eh, eh, si libererà, quindi a febbraio poteva già sottoscrivere un precontratto e eh, a giugno poi andarsene a, a, a zero. Eh, senza quindi eh, nessun introito per, per la società quindi da questo punto di vista le, le opzioni erano due o gli rinnovavi il contratto stando a quelli che si erano anche desiderati dal giocatore che fra l'altro ha cambiato anche procuratore ha preso uno dei procuratori più importanti in Italia si tratta di Tullio Tinti e quindi queste erano le due opportunità o la cessione oppure praticamente rinnovargli il contratto con... Ehm, Permanenza a Terni e poi magari a giugno valutare eventualmente la una la sua cessione. Diego, die buonasera a tutti. Sta girando voce di un interessamento per Frabotta. C'è qualcosa di vero? Io credo che eh, da questo punto di vista non se ne è fatto questo nome. Ora, da quale sia la fonte, sinceramente, non, non lo so, però mi sembra che il. Il, la, la politica mh, sia altra la politica gestionale della, della Terrana. Alessandro Garofoli umanamente dispiace che Falletti vada via, però è un bene per lui e oggettivamente, visto il rendimento con Pereiro, ci guadagniamo alla grande. Parlo di valore calcistico in campo. Andrea Gan Granaroli. È scelta dolorosa ma necessaria e il Folletto sarà sempre uno di noi. Dopotutto a giugno l'avremmo perso a zero. Gianfranco Venga, buonasera e forza Ternana. Ora guardiamo avanti. Franco Caroli, buonasera a tutti voi. Vorrei ringraziare sentitamente Cesar Falletti per tutto quello che ha dato alla, alla Ternana e gli auguro tutto il bene del mondo. Detto questo, se è andato via sicuramente è stata una sua scelta, nessuno lo ha cacciato. Auguroni, un abbraccio. Antonio Conti, buonasera a tutti. Credo che ora, come ora, oltre a sostituire quelli in partenza, alla servano meno due centrocampisti, uno di qualità e uno di quantità e una punta. È quello che abbiamo detto anche con, nel corso della chiacchierata con Luca Marchetti, ribadendo appunto la necessità di rafforzare il centrocampo. Ehm, C'è da dire che si è espresso Breda anche nell'ultima conferenza stampa sulle doti di Marginian. Eh, L'augurio è che possa aver risolto le sue problematiche, Marginian, e che dia uh, quello che è in grado di dare, e che è nelle sue qualità, come eh, ha sottolineato Breda nel corso della conferenza stampa. Da come ha parlato, Breda ha molto fiducia in questo ragazzo. Maurizio Scatolini, ciao, Ivano, a che ora c'è l'amichevole con la Primavera, 10.30 allo Stadio Libero Liberati. Alessandro Carofoli, da quello che so, l'affare Falletti dovrebbe portare 340.000 mila euro subito. Se gioca 10 partite con un gol e eh, ho oh, questo non mi è chiaro, un assist, altri 340. Eh, credo che, insomma, sia sia un po' sopra, eh, diciamo, quelli che sono gli accordi fra Ternana e mh, Cremonese Ternana e Cremonese. Marchetti parlava di un bonus parlava di un bonus per le presenze. Sì, bonus per le prestazioni, per ehm, gol e assist e per sì. l'eventuale promozione della Cremonese nel campionato Serie A. Però non credo che raggiungano gli stessi, lo stesso, lo no, stesso importo. Eh. Stefano De Santis, se ci l'unica cosa certa è che la Ternana va rinforzata. Una retrocessione alla vigilia del centenario non sarebbe gradita dalla, dalla tifoseria e porterà ad una inevitabile mancanza di fiducia verso la società. Dunque, che si facciano le cose per il bene della terlana, a prescindere da chi parte e chi arriva. È vero, siamo di fronte a un, eh, alle soglie ormai dei 100 anni della, della Ternana. Eh, speriamo di festeggiarle appunto nel campionato di serie B, ce lo auguriamo veramente. Lolita Salvaggiani e Forza Fere mi sembra tutta una grossa buffonata, più di 50 anni che seguo la mia squadra, mai visto uno smantellamento così ridicolo, penso che il prossimo anno torneremo a giocare il derby, vergognoso però io tutto questo smantellamento Pessimismo, al momento non c'è cioè, eh, quindi mh, ognuno per carità è padrone di pensarla come vuole. Eh. Fausto Rossi serve la difesa che fa: Acqua d'Anzio, Forza Fere, sempre ultras. E poi abbiamo questo messaggio di ex 3DO: eh, non capisco eh, perché Gianluca Di Marzo abbia detto che Falletti ha firmato mentre tanti altri dicono ancora di no. Eh, la Beh, serata... eh, Luca, Luca Marchetti ci lavora con Di Marzo, quindi. Sì, infatti. Però l'ho letta anch'io una... Quella, mh, ora dovete sapere che non credo che eh, sia proprio Di Marzio che scriva l'articolo sul, sul sito Gianluca Di Marzio. Ha dei collaboratori, probabilmente ci sarà anche non so, una svista, una errata interpretazione, cioè l'operazione si fa, però giustamente come diceva Marchetti, la Terrana non, non fa partire Falletti finché non ha in canna praticamente Pereiro, perché non, eh, se Pereiro, eh, diciamo malaguratamente dovesse giocare e fare tre gol, il ripensamento del Cagliari su Pereiro, la Terrana che fa? Perde Pereiro e perde Falletti, le, le due operazioni sono strettamente collegate tra di loro. O arriva la squadra russa come quest'estate con l'altro sì. giocatore? quindi Come sta andando? Lo seguite lo segui, Sandro? No, all'inizio no. sì, poi lo... mi sono pure dimenticato il nome, guarda. Sì, ah, infatti, stavo, ci stavo ripensando anch'io. Non me lo ricordo nemmeno io. Poi Strodis, la terza senza Falletti, cambierà per forza di cose e modo di gioco. Gaston, tecnica per la Serie B sprecata, ma avrà la stessa voglia e verve di Cesar. Capo Zucca già ha detto che a volte va in letargo. Auguriamoci non vada in letargo. Che l'abbia già fatto a Cagliari, quindi. Eh. <ride> e qui c'è da lottare, c'è cioè praticamente Beh. di... Questo ragazzo però, eh, attenzione, non è così negativa la sua storia recente, eh, perché lui tra mh, intanto a Cagliari ha fatto nel 29 partite nel 2021-2022 in Serie A, quindi ha giocato da titolare. Poi dopo, una volta sceso in Serie B, eh, ha giocato le prime tre partite, anche se non proprio da titolare, dopo la sconfitta di Ferrara quando il Cagliari ha cominciato a entrare in crisi insomma è lì che ha cominciato a frequentare la panchina più spesso poi a gennaio se n'è andato in Uruguay al Nacional e lì ha giocato tutte le partite ma tutte e in una squadra che è arrivata seconda nel campionato e ha giocato anche cinque partite di Coppa Liberato Libertadores sì. e insomma lì in Uruguay è vero che non è un campionato comparabile a quello italiano però nemmeno tanto scarso ha fatto il titolare in una squadra di altissima classifica. Poi è tornato a Cagliari, invece è sparito dai radar. Però mh, qualcuno dice che siccome Ranieri non vede bene tra i fantasisti, eh. e non gioca col fantasista, probabilmente è rimasto incagliato. Poi sai come sono gli uruguaggi no? una volta che vanno in depressione, li hai eh persi. Sì. Eh, speriamo e quindi che però... Speriamo che siccome lui, mi eh, pare di aver capito, che con Capazucca è molto legato, tanto quello che lo chiama papà. Eh, il fatto di venire a Terni con capo zucca vicino, secondo me lo stimolo ci sarà, quindi speriamo Molto che di più. Bene. E poi nel PSV non mi pare che sia andato male, che abbia fatto molti letarghi. Letargi, scusa, eh, in Area eh, sì. non, non era proprio titolare perché vedo adesso c'ha sotto mano il, tab il tabellone. Sì, ho visto anch io anche io le presenze, le circa... presenze. Però no, ha giocato in Europa League un paio di volte però nel 2018-19 invece fu titolare perché fece tutte e 34 le, le, partite. le partite insomma alti e bassi ma secondo me questi alti e bassi sono dovuti a questa psicologia particolare dei sudamericani mm. e tra i sudamericani gli uruguayani sono quelli più delicati da questo punto di vista secondo me se lo facciamo sentire bene star bene questo giocatore ci darà tanto comunque aspettiamo che allora, no, per... Andiamo avanti, Marco Cicobelli dice: Ma Nain Golan? Beh, Vabbè. voglio dire, ci serve gente che corre. E poi, fra altre cose, non penso che Nain abbia eh, come ingaggio no, eh, possa essere un giocatore alla portata della Ternana. Al di là, voglio dire, di quelle che sono attualmente, perché poi a Ferrara insomma, non è che abbia disputato un campionato, anzi, ascoltando gli amici di, 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 di Ferrara. Tale deca 500. Buonasera. Ah, non è ancora andato via Falletti? Beh, no, nel pomeriggio era ancora liberato tra le altre cose. Eh, bene, ne approfitto per dirgli a Falletti: Ma dove vai? A Cremona, a Piafreddo, lascia perdere, rimani qua. Roberto Coata. Buonasera. Eh, io mi fido di Capozucca e di Breda. Falletti gli auguro tante fortune. Aspetto news da Marchetti. La date Marchetti e eh, non c'è questa che, di cui parli te, però, quindi ce la potresti anticipare anche tu, che sei un po' nell'entourage del Frosinone. Si parla anche di un giocatore del Frosinone, vediamo. Chissà chi sarà questo giocatore del Frosinone. Eh, Emiliano Tarquini, Pereira non gioca a Cagliari perché Ranieri non gioca con il Fantasista, ma il suo curriculum mi sembra di tutto rispetto. Avendo giocato anche in nazionale, segnando cinque reti, sì, anche presenze in nazionale. Sì, Maria Grazia Congio, Ivano. Sebbene che non ho gradito questa cessione, il Papo non si può dimenticare, è stato uh, un grande e gli vogliamo bene in tanti. Beh, del resto, uh, ricordiamo che nel, nella classifica delle presenze è al quinto posto, mi sembra per quanto riguarda invece la classifica dei marcatori è al terzo posto terzo dietro Osterman e dietro Borgobello insomma due che si chiamano che di ne hanno fatti tanti e mi auguro che almeno lui torni a essere il grande calciatore che è sempre stato e soprattutto la serenità che ultimamente a Terni non aveva buona serata a tutti ma naturalmente voglio dire non credo che ci sia astio nei confronti di, di, Farretti, di Falletti. Credo che tutti gli vogliamo, gli vogliamo bene. Insomma, ora la critica ci sta, ma l'importante è che la critica non sia una critica cattiva, quella eh, disfattista, quella che offende. Eh, se una partita non riesce bene e sottolinei che la prestazione non è stata. Diciamo all'altezza di quelli che sono in mezzi di un falletti, credo che ci possa essere, ma da questo punto di vista, credo che insomma, da uh, falletti, effettivamente gli si vuole bene proprio per l'impegno. Io ripeto, a volte eh, quando sentivo ma non si impegna, non. Non è vero, non è vero assolutamente, chi va a vedere gli allenamenti si rende conto di quello che fa Falletti, di quello che faceva anche Celli, che tiravano sempre il gruppo insieme agli altri. Eh, Riccardo Felicetti dice buonasera, bisogna rinforzare assolutamente il centrocampo e migliorare la qualità, il palleggio con gente che abbia però cambio di passo, velocità, non, lente, non gente lenta e compassata. Forza a fare sempre e, e comunque. È verissima, è proprio questa è la chiave. Sì. È verissimo, sì. però se vai a prendere un giocatore così è un giocatore di serie A: nel senso, se ha palleggio, se ha qualità, velocità. se ha velocità, se ha visione di gioco, eh, veramente non è che ritrovi, ritrovi con tutte le qualità tutte riunite in un, in un, un giocatore. Danilo Desideri sono felice che si è salvata a Cremona, soprattutto per il calciatore. A 31 anni potrà calcare i campi dell'A, troverà una società motivata ed un bravo mister. Avrà nuovi stimoli che a Terni sono al momento nel cassetto Forza Fere. Eh, quadrini Alessandro dice lei che è stato convocato a Riniere e Falletti, va via, guida Stacci con la Brocca. Mm, credo che la spiegazione di mm, Marchetti sia stata esaustiva. Fare cessione centrocampo mi sembra follia pura, siamo corti e cediamo pure Luperini. Queste sono le storie di Vic e Papà. Eh, Morena Costanzi, forse non hai sentito, Falletti non parte finché non arriva Pereiro. Eh, Fausto Rossi dice Luperini non si cede, ok, ha un valore il giocatore. Eh, dunque, Alessandro Garofoli, diciamo ora... Valutiamo anche la, la situazione, no? Se fosse rimasto Falletti, abbiamo visto che con Falletti in campo Luperini non trova più posto, diventava una seconda, diciamo una seconda scelta, un'alternativa. Un Nonostante voglio dire avesse anche fatto bene all'inizio di stagione Luperini, eh, perché non ha fatto male, anzi, ha fatto anche qualche, qualche gol, qualcuno se ne, ne poteva fare sicuramente di più, un paio gliel'hanno annullati, adesso vado, vado così a mente. Eh, però voglio dire bisogna vedere se poi il giocatore dal punto di vista personale gradisce questa eh, collocazione eh, diciamo nel, nello scacchiere nella rosa della ternana no? nel senso se la sente di fare l'alter ego di un giocatore che gioca e lui di entrare a partita in corso eh, questa, anche queste sono cose da prendere in considerazione non tutti voglio dire se la sentono per esempio Mantovani che l'anno scorso eh, non, eh, mh, non ha fallito una partita quest'anno non sta trovando posto eh beh, non è che la società lo vuole mandare via eh, eh, vuol dire, sono delle scelte che fai eh, eh, se non trova se non gioca un giocatore come Mantovani che ha un contratto quest'anno gli è stato fatto un contratto fino se non vado errato fino al 2026 eh, è chiaro che vuole andare a giocare vuole giocare non eh, quindi non è, a volte magari sono scelte che fa, eh, fa la società, che fa l'allenatore, dipende la scelta dall'allenatore, giochi o non giochi. Alessandro Garofoli, se qualche squadra volesse talla alla Boico, io sono pronto a compartecipare alle spese, la Terrana farebbe bene a mettere un bel bonus per chi lo prende. Eh, Mirko Proietti, la priorità andava data ai due centrocampisti centrali, invece si pensa alla punta e al terzino. Basta. Poi, eh, dunque, eh, Persiglia Arcidioni dice che non si sente, io penso che si possa sentire. Eh, in casa eh, Maurizio Vicari, in caso a 32 anche a 33 la Cremonese sta in Serie B al momento. Fausto Rossi, una domanda a Madionisi che fine farà, che non ha mai giocato? Dionisi rimane a Terni perché Dionisi non può essere trasferito in nessuna squadra se non ha già giocato Mondiale. ad Ascoli ha giocato sì. ad Ascoli ha giocato con la Ternana nella stessa stagione puoi fare tre tesseramenti però non può giocare più con più di due squadre quindi ha giocato con l'Ascoli ha giocato la Ternana può essere trasferito ma poi non può giocare può esserci il trasferimento nel mondo dal professionismo ai dilettanti però non credo che Dionisi Voglia scendere no. nel mondo dei dilettanti, credo, insomma, ancora. è un prigioniero, eh. eh? Sì, è un prigioniero, <ride> bravo. Marco Ferranti, e buonasera, diciamo che il resoconto di Marchetti non è proprio rassicurante, si pensava a pochi e mirati innesti, soprattutto a centrocampo, invece si rischia una mezza rivoluzione che a gennaio è un grande rischio, soprattutto se arrivano giovani di belle speranze, che un conto è prendere a luglio, quando hanno tutto il tempo per ambientarsi, è un conto che arrivino a gennaio, questa è una considerazione giusta, eh? Eh, quando invece servirebbero i giocatori con esperienza già pronti all'uso, però queste sono le risorse anche succorrato al mod eh, non so cosa al mod, modena al modena emiliano dal 15 che c'è di vero sugli ozzi gli, gli ozzi delle pisa eh, c'è un interessamento della terra sugli ozzi del pisa ma anche lì credo eh, bisognerà vedere le, eh, le risorse eh, moreno peciaroleo eh, se in fondo eh, va via il capitano qualche preoccupazione vediamo sei in fondo, ah, sei in fondo e va via il capitano. Qualche preoccupazione, vediamo alla fine, Federica Cardinali. e Roberto Romani vada, eh, poi ah, il, il giocatore del che era quest'estate, eh, che ce l'hanno soffiato. No? Eh, ah, vada, okay. vada, sì. Grazie a Roberto Pegolo. Sì. Poi Alessandro Paoni. Il punto è sempre quello, cari miei, senza Lilleri non se lallera. Si chiama Valentin Vada, ha ragione 11 ah, presenze sì. e 3 gol e un assist in Russia. Andrea Dozzi di Mantovani abbiamo parlato. Abbiamo detto che l'Ascoli lo vorrebbe a tutti i costi, eh, però eh, la Ternana all'Ascoli non ha intenzione di cederlo, avrebbe altre un altro paio di situazioni, e bisognerà vedere insomma, se poi eh, queste, mh, queste trattative con altre società. Eh, poi eh, trovino eh, applicazione eh, poi Fabio Narciso allora secondo la carta e secondo le condizioni date, la poca disponibilità economica della società, movimenti di mercato giusti, il direttore fa i miracoli con prestiti e scambi valorizzando le vendite poi però c'è il campo Gaston Pereiro che sulla carta è da deve dimostrare di darci più di falletti seppur in difficoltà rispetto a quello che non conoscevamo grazie Cesar, comunque serve un centrocampista forte, quello che fa gioco e che cerchiamo da tempo prima di ogni altro movimento, Fere del Nord miti sono d'accordo sul centrocampista io devo dire dall'inizio del campionato andiamo dicendo da Sandro Andiamo dicendo Non è che lo diciamo adesso, diciamo dall'inizio dal quando ci siamo resi conto che probabilmente i giocatori che sono stati presi al centrocampo non rispondevano a quelle che erano le caratteristiche per eh, poter... Sul centrocampo eh, c'è stato un cambiamento copernicano perché eh, il, il mister Lucarelli voleva giocare col 3-5-2, quindi tre giocatori di centrocampo più due laterali. E il mercato è stato impostato in quel modo. E invece adesso abbiamo un 3-4-1-2, i centrocampisti sono due e non si adatta nessuno dei centrocampisti in rosa è adatto a questo tipo di, di, di modulo. Per cui il problema che poi ha coinvolto soprattutto Duperini, ma un po' diciamo tutti i centrocampisti che sono in rosa adesso, è che c'è proprio un cambiamento di di caratteristiche necessarie delle caratteristiche necessarie alla, al modulo che si sta facendo. Per esempio, Luperini è un giocatore che io apprezzo molto, però eh, nel momento un, in cui viene. È un incursore. È un incursore, l'abbiamo visto. Poi mh, ci sono state alcune trasmissioni in cui con dei formi immagine hanno fatto vedere i movimenti. nel nel momento no? in cui. E abbiamo Luperini in campo. La Ternana si sbilancia molto perché lui lo trovi molto spesso in area, il che in certi momenti può essere una cosa positiva, perché poi molto spesso tira o segna, comunque si trova in situazioni pericolose. Però poi prende un'imbucata e c'è il centrocampo scoperto. È un problema di caratteristiche, adesso quindi bisogna cambiare qualcosa. Se Luperini andrà via, sono dispiaciuto. però. D'altronde, un giocatore come lui merita di giocare e ne arriveranno due, probabilmente uno a sostituire direttamente lui e uno che va a colmare il vuoto di Viviani. Che purtroppo ha dei problemi. E non so eh, se a lungo remontano. termine allora, beh, voglio sperare che questa operazione con eh, Vitas Gineitis vada a buon fine, anche se c'è il Verona, quindi eh, diventa un po' difficile, anche perché c'è uno scambio no? un giocatore del Verona dovrebbe andare al to alla Toro al e il Toro dovrebbe cedere al Verona Gineitis e un'altra adesso non ricordo l'altro nome quindi eh, ti trovi eh, ad operare a fare la concorrenza a, due so a una società di serie A come, come il Verona che è vero sta andando, sta andando male però insomma diventa difficile però è chiaro che a centrocampo un giocatore eh, beh, eh, che non costruisca arri eh? non arriverà no, Gineitis non arriverà eh, no, no. Dura, però dura. Beh, sinceramente poi ho visto uno dei commenti che diceva mh, giocatori così giovani si devono ambientare effettivamente gineidis potrebbe avere questo tipo di rischio no? invece uno come Adopo o dopo. Non so come si pronuncia. Era, si che pronuncia. era il giocatore che voleva Leone due anni fa. Se non vado errato, eh, quello è, sarebbe un giocatore molto adatto alla Ternana perché la Ternana soffre di lentezza. e Invece, quello è un giocatore molto dinamico aggressivo, per cui mi piacerebbe molto averlo. Eh, però siccome su di lui ci sarebbe A me piacerebbe qua. avere Traoré, quello del, Anche del, del, Pisa. del Pisa, quello del Pisa. Attualmente non sta e, giocando perché è infortunato, credo. Quindi diciamo che a questo punto è scontato che il, al rientro oramai si vada vale con la difesa 3 fino alla fine del campionato. Immagino, no? Che, eh, visto sì. che... Questo sembra essere l'orientamento, mi sembra, del, del tecnico di Roberto Breda. Mi sembra essere eh, sì. questo. Forse per quello che Mantovani giustamente eh, vuole giocare con continuità e quindi per ora Ma io è stato, su Mantovani. È stato super... Su Mantovani, no, scusa, Mattia, non so se. No, no, fatto. no, figurati, ho finito, ho finito. Secondo me, Mantovani sarà molto utile da qui alla fine se rimane a Terni. Perché è vero che adesso c'è Lucchesi che ha avuto un insomma, è esploso, però intanto Lucchesi dovrà anche lui rifiatare ogni tanto, e poi c'è Capuano che si è infortunato, è vero che. Capuano e Sorensen, sono i due centrali il Mantovani non è che può aprire certo. quel tipo di posizione, però secondo me se il Mantovani rimanesse farebbe la sua bella figura, del resto è un giocatore che apprezziamo, che Breda apprezza, eh, capisco pure che il giocatore si senta messo da parte quando invece è stato voluto fortemente eh. da mister Lucarelli no, che vedeva il Mantovani hanno un fatto, un in anni, eh. ha fatto un contratto di eh, sì. tre anni hanno fatto un contratto di tre anni, scadenza 2026, quindi non è che gli hanno fatto un contratto. Non ci qualunque. si credesse, certo. Certo, però Indirale. in certi momenti i giocatori si fanno prendere un pochino da. Secondo me, se eh, con calma e gesso, la sua parte in, questo, in questa squadra potrebbe ancora Lo farla. Lo può fare. Un'altra cosa. Comunque... Invece? Eh. Questo è sicuro perché eh. ho letto comunque che la, la società avrebbe bloccato il trasferimento all'Ascoli. Eh sì. Dicevo un'altra cosa, invece, magari diciamolo in silenzio che finora non si sente parlare di, di te quindi. Eh. Eh. speriamo che lì non si muova nulla perché potrebbe essere anche quello uno spauracchio no? visto che c'è qualcuno che gira intorno magari e poi all'ultimo fa, fa il colpo, quindi speriamo di no visto che parlavamo di, di, di difesa la ah, eh, partenza di resti... sarebbe gravissima per eh, cui sì. mi auguro assolutamente mi auguro che si tenga duro almeno da quel a quel punto Io di vista per quest'anno sembrerebbe insomma non, non non venga ceduto poi vuol dire effettivamente può darsi che ti capita ti capita l'offerta irrinunciabile però rischi veramente poi no di stravolgere un po' tutta tutta la squadra e quindi già è ceduto corrado ceduto celli se cedi anche eh, anche di Achidee praticamente smembri tutto il reparto difensivo poi dopo per riassemblarlo sono problemi eh. ed è lì appunto che si diceva che eh. lì diventerebbe una rivoluzione ma di solito la rivoluzione non sempre magari porta a risultati positivi quindi è meglio, meglio stavo no? perché è venuto fuori questo nome di Frabotta mm, siccome è... l'anno scorso era Frosinone se non vado errato e, e non vorrei che, il non nome che, Bari che fosse Bari, però credo che era, Credo che però abbia chiuso a Bari e il Bari sia disposto a, ah, sì. a mandarlo. Sì. Oh, vediamo un po' che abbiamo. Poi eh, gli diamo altri messaggi. Eh, dunque, dove eravamo? Vabbè, Vabbè di salseito abbiamo detto eh, il Lecco praticamente eh, ormai è avanti alla Terrana, Terrana ha rinunciato all'asta. Eh, siamo sempre lì, voglio dire, e le risorse sono importanti. Eh, evidentemente, la Terrana, da questo punto di vista, non, non vuole partecipare ad aste, ma non per volontà, perché poi il budget è quello che è. Alessandro. E tra l'altro, Luca, Luca, Luca Marchetti ha detto una cosa interessante: non credo che sia solo stata una questione economica, penso anche di, di impiego. Eh, Luca Marchetti diceva, eh, se va a Lecco a un parco Punte di un certo tipo. Eh, a Terni invece eh, anche se sarebbe certo. magari stato bello averlo ma non avrebbe avuto possibilità di giocare perlomeno dall'inizio Alessandro Paoni ma questo cedere tutti quelli di proprietà e prendere solo prezzi non è un danneggiare quanto costruito negli mm -hmm. anni scorsi ma eh, però rendiamoci conto che negli anni scorsi c'erano contratti di 400, 350 450 mila euro è evidentemente sostenibile per la società di prima e non sostenibile per la società attuale, eh, senza fare, fare i conti. però la politica dice questo. Non so se sbagli tu che sei eh, in, in, nel campo, magari, eh, Sandro, no? da questo punto di vista. La forza eh, era quella di creare un gruppo unito e coeso di gente che amava la piazza. Ora a cosa si andrà incontro? Beh, non mi sembra che ah. il, il discorso l'anno scorso eh, sui giocatori eh, mh, è stato tanto univoco nel definire questo amore per, per la maglia, perlomeno da parte di, 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 di parte della tifoseria. Eh, eh, prego, certo, sì, sì, esattamente così. Cioè, mh, sì, la strategia era quella di creare un gruppo unito e coeso, invece quello, il risultato è stato un gruppo che, totalmente sfilacciato quasi si è così, disgregato, disgregato eh. completamente, per cui la strategia alla fine si è dimostrata perdente. Una strategia che poi ha messo in grande difficoltà questa proprietà, ma l'avrebbe messa in difficoltà qualunque proprietà, perché avere un'eredità, un parco giocatori con degli ingaggi nettamente eh. superiori al loro valore, perché anche giocatori di media levatura prendevano stipendi... Eh. insomma Impensabili, importanti. Eh, importanti con contratti continuamente rinnovati eh, anche a giocatori che poi hanno, a terni non si sono più visti, tipo Marilungo. Tanto per fare un esempio, e per, andare, per poterli collocare avevano sempre il rinnovo di contratto. Io, eh. Sinceramente, se apriamo questo discorso andiamo molto lontano. Eh, ma io, al riguardo della strategia seguita da, dalla precedente gestione, diciamo. Eh, sono nettamente contrario a questo tipo di, di approccio. Eh, se avessimo continuato su quella linea, saremmo andati a fallimento. Senza contare poi che i giocatori che sono andati via, che avevano contratto e sono andati via, eh, hanno avuto una buona uscita. La buona uscita, eh? e che buona uscita! Insomma, è 9 milioni e mezzo che la Ternana eh. ha messo sul piatto in questa stagione. Ci diceva Luca Marchetti no? qualche, qualche, eh. mh, qualche settimana fa: sì. un, un terzo circa sono di buone uscite. Buone uscite. Eh, quindi ah. mh, questo è il risultato della precedente gestione. Andrea, scusa, scusa un attimo, Ivano. Ma Dima. sul discorso giovani, no, che se ne parlava prima dicendo sì, non si può impostare una squadra solo di prestiti, eh, di giovani, eccetera. però è anche vero che. Noi nel settore giovanile non abbiamo risorse al momento utilizzabili. Quindi, se vuoi partire dai giovani, sicuramente quelli interessanti le altre squadre non te li vendono. A me sembra Quindi è quasi sia... gioco forza, devi, devi prenderli in stia, prestito. Credo no? che stia cambiando un po' anche la, politi la, poli la politica su questo versante, nel senso che eh, stanno arrivando alcuni giovani anche stranieri, rumeni, tre rumeni. Ieri è arrivato Mohamed Sissé, domani non vedo l'ora di vederlo all'opera proprio contro la prima squadra, un centrocampista mm -hmm. classe 2005 eh, del Frosinone eh, che ha giocato nel Bruges, eh, non male, eh, è in prova, però doveva finire ieri la prova e oggi era fare allenamento. quindi può darsi che il provino sia stato giudicato positivo il fratello di Boloca eh, di Daniel sì, Boloca sì. che era del Frosinone che ora gioca nel Sassuolo si chiama Gabriele Boloca e sinceramente un, gio un giovane interessante mi sembra che stiano percorrendo una strada un po' diversa nell'impostare il settore giovanile della Ternana. Eh, ora non voglio diciamo, sbilanciarmi eh, tanto, diciamo che più su, che sui favoritismi eh, si guarda un po' sulla merit meritocrazia, perlomeno a giudicare da questi ultimi eh, giocatori che sono uh, giovani, giocatori che sono arrivati, però. Una rondine non fa primavera e quindi voglio, voglio aspettare insomma, per dare un giudizio definitivo. Però l'allenatore è stato tuo ospite, mi ricordo, e quindi a me ha fatto una buona impressione, una buonissima come impressione. No? È stato come, come idee? Un paio, come... un paio di trasmissioni, sì, sì è stato sì. mio ospite. Andrea Nobili dice sul progetto Stadio Clinica ci sono novità, anche se è una visione a lungo termine sulla vendita dei falletti bisogna ormai guardare avanti, peccato. Ma io lo ringrazio di tutte le emozioni che ci ha dato. Ora, come prime mosse, serve un regista, due centrocampisti di ruolo di contenimento, visto che quando gli altri avanzano ci sono delle lacune. Ora penso che giocheremo con il 3 352. Eh, sì, però se viene, Pereiro non credo che. Eh, mi sembra che abbia propensioni di un trequartista. quindi... Manca la pedina del trequartista, no. così sì. Io dico che manca organizzatore del gioco e speriamo la, 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 lo, lo trovino al più presto. Uh, Dunque, uh, le, le scelte sono economiche perché la storia è sempre quella, già detta in più live. Mantovani nello schema di Brenda a tre in difesa, secondo me non ci si trova. L'anno scorso con Lucarelli è stato uno dei migliori in difesa. Lorenzo Relandini. Eh, è necessario puntellare il centrocampo con giocatori dinamici e strutturati fisicamente. Marco Ferranti, eh, dicevo di Corrado, ma siamo sicuri che a Modena avrebbe tutto questo spazio perché, come terzini sinistri, hanno già Cotali, Ponzi e Guiebre. Beh Guebre non intanto un servizio, un terzino, mi sembra piuttosto molto offensivo, no? veloce, mm, sì. offensivo. Di contro Carboni è un giovanissimo con una manciata di minuti da professionista, Mantovani e Luperini sono dei contitolari, rinforzare poi una diretta concorrente è una cosa positiva. È quello che mi sembra abbia detto Capo Zucca da questo punto di vista. Secondo Alessandro Carofo, mm, è scusa, attualmente mm, l'unico... Scusa Ivano, ma... ma Carboni avrebbe una manciata di minuti da professionista. No. Infatti io ho fatto non un conto prima fatto... 30 partite in Serie A nel 2021-22. Franco Garboni. 30 partite in Serie A. Franco Garboni. Ah, eh. ah, Franco Garboni. Eh, okay. Va bene, insomma, il nostro, questo qui era, era Andrea, sì, effettivamente. Allora, adesso ce lo cerchiamo. Eh, sì, perché se, perché diciamo, questo Andrea Garboni sono... è di proprietà del Cagliari, in effetti. Sì, Franco, Franco credo che quest'anno abbia giocato pochissimo. Credo un paio di partite, credo che sia eh, poi l'Argentino, no sì, vale... sì, eh, Valentino, Valentino sì, Ezechiel, Ezechiel eh. Carboni, eccolo sì, qua. Sì, che ha fatto, poi comunque, 13 partiti, ha fatto 13 partite in Serie B l'anno scorso col Cagliari, sì. quindi non mi sembra male, un totale di 459 minuti. e Quest'anno invece non è stato Molto. impiegato, ma l'anno scorso ha fatto anche tre partite in Serie A con il Monza appunto l'anno scorso poi passò eh, sia sì, al Monza ha fatto passato dal Cagliari al Monza credo nel mercato invernale esattamente sì. allora Alessandro Garofoli dice De Boer è l'unico adatto al gioco a due Alessandro Poni conferma un po' quello che dicevamo prima confermo Doig andrà al Torino per Gineitis e un primavera più 6 milioni addirittura di arrivo tra lunedì e martedì Maurizio Nulli dice vi state rimpiangendo un giocatore che fino ad ora ha segnato un gol sul rigore discontinuo senza azzeccare un passaggio, gli voglio bene ma penso che era arrivato il momento di dire basta eh, dunque Alessandro Paoni Diachitevi a fine anno eh, perché ora perdiamo Corrado è stato chiaro anche il DS offerta eh, per Diachite devono far ride da 5 milioni almeno poi vediamo Alessandro ok, le feste rinunciabili e tutto quanto, ma quando si parlerà di un progetto serio per crescere calciatori di proprietà, le strade sono due, o investi per il futuro o fai come il Cittadella che vive di prestiti giovani in un ambiente senza pressioni e questa è una aggiungo, riflessione aggiungo, giustissima. Esatto, aggiungo che il Cittadella non solo fa prestiti ma prende giocatori dalla C. La da serie C la serie C il problema è li compra proprio i giovani, eh, certo. sì, ma li prende proprio dalla serie C. Eh, lì la ma, eh, li prende poi non quando sono, eh, diciamo, hanno mostrato tutto il loro, il loro valore, per cui il prezzo è esorbitante, ma li prende quando ravvisa delle potenzialità che poi puntualmente eh, vengono espresse dal giocatore stesso. Lì c'è una rete c'è uno scouting importante Marchetti sappiamo non Luca Marchetti ma il Marchetti del Cittadella sappiamo DS. chi possa essere quale possa essere la sua competenza quanti anni sono che porta avanti questa politica non a caso prende gli allenatori che giocano sempre con lo stesso modulo eh, senza, stravolgere, senza stravolgere e nonostante questo eh, e nonostante questo ci sono delle critiche, non, non quest'anno. Io l'anno scorso ricordo era a Cittadella eh, e negli spogliatoi nella, nella sala conferenze, critiche a non finire per Marchetti perché il Cittadella se ne passava male in quel momento, poi invece è rifiorita e ha fatto il campionato che ha fatto. però tanto per dire insomma, che forse tutti gli ambienti sono uguali, vai bene, lo eh, sì, sanno, sì, sì. no, vai meno bene, voglio dire, eh, vai e eh, cadi nel. Eh, nel dimenticatoio e nella, e nella critica. Oh, mh, prima oh, sono passato oltre, finisco eh, questo di Alessandro Safferri. Eh, sono d'accordo, eh, società come la Terrana devono costruirsi eh, un proprio settore giovanile, ma un settore giovanile fatto eh, come si deve. Eh, dove, eh, la parola d'ordine è meritocrazia e non altre situazioni, perché in altre situazioni non fai settore giovanile, non, non cresci mai dei giocatori importanti. E comunque, eh, comunque Ma soprattutto vorremmo... non cresci, non cresci come in generale come squadra, eh, non soltanto, cioè proprio come, come squadra, come settore giovanile non hai nessuna crescita non solo personale ma proprio di, 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 di compl complessivamente comunque i risultati che sta ottenendo la primavera 2 quest'anno rispetto all'anno scorso testimoniano che c'è stato un, un miglioramento In certo un miglioramento oh, tra le altre cose tra le altre cose oggi la primavera, la primavera ha avuto la partita vinta con il Pisa 3 0 a tavolino perché ha eh, praticamente lo, il Pisa ha schierato un giocatore che non aveva compiuto eh, i 16 anni e, e l'ha fatto utilizzato senza, eh, senza autorizzazione credo che vada richiesta autorizzazione eccetera e la Ternana quindi ha avuto partita vinta e quindi altri tre punti per la formazione del suo. Eh, corriamo il rischio, dice Alessandro Safferri, di mh, qualche rientro dei prestiti anticipati e eh, qualche rientro dei prestiti ci sono perché i prestiti in circolazione ce ne sono, c'è il prestito di Capanni per esempio. C'è il prestito di Rovaglia, eh, c'è il prestito di Bogdan, però lì è un prestito un po' particolare. E poi c'è anche Donna Rumma, perché Donna Rumma sì, scadenza e che, 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 che non, non resti più a Catanzaro, dicevo. Eh, quindi c'è il rischio di qualche ritorno di prestito. Alessandro Paoni ci chiede: Ma il povero Di Tacchio è richiamabile perché mi sembra che nonostante sia stato a tutti Roll non ha giocato mai in gare ufficiali? O sbaglio? Io, sinceramente, se l'abbia giocato o meno con il Suti Roll non, 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 non me lo ricordo. Ne ma non credo, che, non credo che il l'Ascoli ti, ti dia il Di Tacchio. Non credo. Però. Mm. Mm -hmm. Marco Ferranti eh, dice: Scusate, ma Carboni è franco. Zero minuti, sì, l'abbiamo detto. Ti ringraziamo Chissisco comunque per e... la precisazione Grazie. e ti chiediamo anche scusa. Volevo dire, abbiamo eh, così mh, carboni: Andrea invece di, di carboni Franco. Franco. Alessandro Garofoli chiude dicendo: Non capisco questo azionario verso la, le società che ricorrono a prestiti. Ricordo che il Crodone ci è andato in Serie A, ma anche il Frosinone ci è andato in Serie A, eh, con, ma, con sì, i anche la Cremonese due anni fa, eh. L'importante secondo me è prendere, eh, non è tanto il prestito. L'importante è chi prendi in prestito, perché la Terrana ha preso tre o quattro giocatori in prestito e credo che li abbia azzecchiati tutti o quasi tutti, no? Eh, I Favasuli, il Raimondo, eh, che c'è, anche Pifia che è in prestito, Chiesi, certo. oppure c'è Margini, ancora non abbiamo visto, però eh, su di lui garantisce eh, per esempio Breda con quella dichiarazione. Quindi anch'io dico. Sì, vabbè, il prossimo anno rimangono eh, per esempio, ne so, gli Anarilli scadenza 25, Diaghidie 25, Mantovani 26, Sorensen va in scadenza quest'anno, eh, Casa al 25, Luperini 26, La Boico 26, eh, poi c'è Garao eh, che è scadenza 26 e poi invece eh, Donna Rumma 25, Viviani 26 e Capanni 26. quindi eh, eh, fai la squadra con i prestiti l'importante è che siano prestiti validi eh, e non eh, eh, che per grazia ricevuta voglio dire poi possano giocare in serie in serie b e che mi dice, che sandro? Mm, guardato... che dici sandro secondo me è giusto ah, Dici 12 ah, a per il, quanto riguarda il ditacchio eh, ah, non sì. ha giocato nessuna partita col suttirol ha giocato 15 con l'ascoli dove è quasi titolare Praticamente inamovibile che 1206 minuti sicuramente non te lo daranno mai. però, Penso uno diciamo, come Castori, uno come Castori che... potrebbe anche, anche tornare. Uno come Castori che utilizza magari di tacchio davanti alla difesa. Beh. Io, per visto l'anno scorso su di Tacchio, io ho una simpatia particolare che vi devo dire è un giocatore che era. Mezza squadra, secondo me, no, non vorrei azzardare troppo perché, sai, col senno di poi, eccetera. però noi, alcune partite che abbiamo perso sul finale anche in maniera rocambolesca con Ditacchio, probabilmente non avremmo rischiato così perché lui è uno che fa fallo e prende fallo, nella stessa azione, soprattutto quando sei in finale partita no. con, con Ciso. Quindi, è, è uno che avrebbe messo in evidenza il carattere molto bene, sì, però, sai. Eh rimpiangerlo adesso è anche ah, troppo certo. facile. Ma secondo me lui Ma il è... problema è la che rivoluzione, la rivoluzione che è, che è stata fatta a tutti i costi. Insomma, dicevi Sandro, scusami, io credo che sia lui che abbia voluto andare via. Perché nell'ultima parte sì, sì, è stato lui, secondo me, sì. è successo qualcosa, non lo vedevo più nemmeno tanto sì. veemente come prima e forse il fatto che sia stato riconfermato il mister Lucarelli e quant'altro forse l'hanno spinto altrove poi potrei sbagliare perché queste sono mie impressioni bene io credo che abbiamo fatto una bella chiacchierata ne abbiamo affrontati parecchi di argomenti speriamo sia stato di vostro gradimento noi naturalmente ci riproveremo sia a Ternana News che a Ternana Time cercheremo di tenervi aggiornati e giorno per giorno magari comunicando per tempo quelli che saranno i programmi che andremo a mettere, a mettere in onda intanto vi devo ringraziare perché siete stati tantissimi a seguire questa credo che mi sia, sia bloccato il tutto eh, c'è qualche problema eh, sei oscurato se non poteva mancare sì, appena dici ringrazio per, per i tanti numeri che sono. Mi sento un po', Mattia, la voce si sente? Sì, sì, si sente, ah, sì, va ah, bene. Allora se eh, è proprio la telecamera disattivata. Forse Eh, vabbè, comunque questa è frizzato, ma si sente la voce. Bene. No, dicevo, quindi mh, vi terremo aggiornati naturalmente. Cercheremo sempre di seguire con particolare attenzione quelli che sono gli sviluppi del calciomercato in casa rossoverde. Augurandoci, appunto, che ci siano che sia razionalizzata in modo adeguato della, in modo adeguato, la rossa della Tellana come richiedono molti, anche con tanti eh, centrocampisti, perché eh, con tanti, con, insomma, soprattutto a centrocampo. A <ride> centrocampo, sì, perché a centrocampo credo ci ce sia assolutamente bisogno. Ora io avevo preparato una clip con, eh, dedicata appunto a, a Cesar Falletti, però visto che sono bloccato, sì. eh, sarà un problema di, di linea. Ivano, però, devi sgridare il regista. Eh, ma il regista non ce la fa. <ride> Provo adesso a scollegare tutti gli altri di dispositivi che sono praticamente collegati, eh, con la speranza di eh, ritornare a, a vedermi in modo che eh, possa mandare questa clip dedicata, dedicata a Falletti. Eh, perché ci tengo a ringraziarlo. Ecco qua. Sei tornato. Ah, sì. Ci tengo a ringraziarlo perché effettivamente è stato sempre cortese, gentile. Non ha mai rinunciato a un'intervista. È sempre stato eh, prezioso anche per, per il nostro lavoro. Disponibile, eh, sempre sorridente. Quindi io ricordo un po' tutte le fasi un po del suo arrivo a Terni a cominciare da quella partita amichevole quando è arrivato proprio in Italia la partita a Pineto e mi ricordo che lui usciva dalle, dal, dallo spogliatoio e ha salutato proprio davanti alla mia telecamera tutti gli sportivi ternani. Eh, ricordo gli allenamenti a, a Cascia, ricordo la sua rieducazione sempre sul campo di Cascia in estate con eh, il professor Coletti insomma che curava la sua rieducazione eh, ricordo anche eh, il lavoro estivo prima del ritiro al Liberati sì. quando c'era ricordo un'intervista anche lì fatta c'era il campus eh, del del Fulham e lui era lì invece di stare in vacanza eh, era lì ad effettuare l'allenamento poi mi disse solo cinque giorni di vacanza insieme al suo amico Ferrante se non ricordo male Ivano forse l'avevi anche intervistato sul letto eh, dopo l'intervento subito dopo l'intervento mi, mi sembra di no, io no, no. Che... no no non mi sembra di insomma ho tanti momenti da, da ricordare sicuramente con il falletti quindi figuratevi se a me non dispiace che, che, che un, uno come, come falletti insomma non indossi più la maglia la maglia rosso verde e quindi per questo volevo lanciare un po' queste, questo, queste fotografie eh, per, eh, per un saluto appunto a, a, a Cesar. Eh, dunque c'è un altro uh, dunque, eh, messaggio l'ultimo che leggiamo secondo me paghiamo ancora pesantemente la crisi iniziata dopo la partita col Genova di ottobre 2022 non è possibile che così tanti giocatori abbiano smesso di rendere come facevano prima e lì è, stato, e lì è stata una bella, botta, eh? una bella botta quella partita persa con il Genova in modo davvero eh, poi ci ha, ci ha detto anche male in quel, in quel periodo sì, si è creata una spaccatura che poi non, non, si, è più, non si è più risolta sì. non solo nel campionato stesso ma anche in quello dopo probabilmente allora io ringrazio, ringrazio Mattia per essere stato grazie con a te noi. Ivano buona un saluto, serata un saluto a tutte le fere del nord un saluto anche all'amico Sandro Savoldelli un saluto a tutti coloro che ci hanno scritto e che hanno visto abbiamo raggiunto direi livelli molto 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 elevati e, e insomma seguiteci continuate a seguirci perché eh, vi proporremo sempre quelle che sono le ultime novità in casa della terrana vi lascio con questa questa clip eh, realizzata con le foto di eh, Alberto Mirimao e con Falletti protagonista Nuova CLE Coupé. Creata per sedurre. Il desiderio prende forma su mercedes